Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Voglio dedicare, a termine delle ultime partite, un video a Adrien Rabiot. Allora, Rabiot, andiamo un po' con ordine. Rabiot è un giocatore che è poco amato da tutti, nel senso che come è arrivato con certe aspettative, è arrivato con certe cifre, è arrivato con certe polemiche legate alla madre, a queste cose qua, la sua condotta recente al PSG, la Francia. È arrivato, insomma, un po' nello scetticismo. Ha fatto male sicuramente, ha fatto male fino a pochissimo tempo fa, fino a poco dopo il ritorno del lockdown, praticamente ha fatto male sempre. Però nelle ultime partite sta stupendo in positivo, sta facendo molto bene. Devo dire che sta facendo talmente bene che secondo me è il centrocampista che perlomeno nelle ultime due partite, Milan e Atalanta, ha avuto il rendimento più alto. Più di Bentancur, più di Pjanic e Matuidi, che sono quelli che hanno giocato, poi vabbè c'è anche Ramsey, ma ha giocato tipo 10 minuti, e che dire, neanche no. Quindi ha stupito molto e chiaramente io come sempre teniamo bene i piedi per terra perché i giocatori che giocano bene devono giocare bene sempre, spesso, più volte, non è che le partite cambiano il concetto, però queste due partite fanno ben sperare. Io sono sempre stato, come voi, molto scettico nei confronti di Rabiot per un motivo, perché è arrivato nello scetticismo dovuto a diverse motivazioni, tra le quali le cifre, al di là delle commissioni alla madre, ha un ingaggio molto alto, la condotta, il PSG e la Francia. Che sono un passato da tener conto, cioè un giocatore che ha avuto problemi con PSG e Francia, di cui ricorderete, ha sicuramente qualche problema di fondo, legato alla madre, a lui comunque è un giocatore da prendere un po' con le pinze da questo punto di vista, e sicuramente terzo fattore rendimento che ok, che devi adattarti, ok, tutto, però è sempre stato, secondo me, un giocatore che sembrava un po' anonimo, che non, quasi che non volesse reagire e impostare, imporsi, scusate, all'interno della squadra, quindi quasi che giocasse controvoglia. Devo dire che però forse almeno questo ultimo punto non era così, cioè le cifre sono ancora un problema, la madre è ancora un problema, forse la condotta lo sarà in futuro, però effettivamente nelle ultime partite si è impegnato moltissimo, quindi non è che prima non si impegnasse, cioè semplicemente non sapeva cosa fare. Quindi forse su quest'ultimo fattore ci metterei un X sopra e rivaluterei appunto questa cosa qua. Ha giocato, secondo me, benissimo e io andrei oltre il gol fantastico contro il Milan, perché anche contro l'Atalanta, che è stata una partita un po' più subita da parte nostra, l'Atalanta ha fatto un po' quello che voleva, ha dato il risultato. Rabiot dei centrocampisti è stato il migliore nettamente. Bentancur praticamente ha regalato due gol all'Atalanta. Matuidi ha fatto una partita normale e poi è entrato Ramsey, ragazzi, non so neanche che sia lui o il suo fratello scemo. Detto questo, Rabiot ha fatto molto molto bene e mi sono sopraggiunti dei dubbi che prima non avevo. Io sono sempre dell'idea, ancora adesso, che nei momenti in cui la Juventus dicesse, beh, facciamo arrivare un giocatore di livello superiore, una metà di livello superiore, Pogba, non so, giocatore del genere, è chiaro che il primo che andrei a vendere è Rabiot, per un motivo semplice, perché sono giocatori simili per tipo di interpretazione del gioco, cioè posizione, per fisico, un po' per tutto, e anche un discorso puramente legato a questo. Pagare un giocatore come Rabiot 7-8 milioni all'anno, e magari fargli fare la prima alternativa a un centrocampo formato da Bentancur, Arthur e Pogba, dico io Pogba, erano per fare un nome, è chiaro che mi sembra un po' sprecato. Ed è la stessa valutazione che sto facendo su Ramsey. Ramsey che mi gioca un anno, mi gioca 10 minuti qua, 10 minuti là, non è che possiamo tenerlo a 7-8 milioni. È il primo giocatore che ha 30 anni, lo venderei anche per fare una minima plusvalenza, tutto il fatto che l'abbiamo preso a zero. Per tutti questi motivi io sono ancora dell'idea che solo in caso in cui ci fosse questo scambio, il giocatore meglio tipo Rabiot lo vendi all'Everton, all'United e ti prendi Pogba, ragazzi, di fronte a Pogba io alzo le mani e Rabiot può anche andarsene. Però è anche vero che queste valutazioni sono fatte sul fatto che noi pensiamo che Pogba arrivi. Non dovesse arrivare, effettivamente Rabiot, se questo Rabiot e se questo Rabiot farà un processo di crescita sempre in continuo aumento, crescita, ecco che Rabiot potrebbe essere invece il nuovo acquisto della Juventus il prossimo anno. Ridurrei questa ipotesi a un'ipotesi vasta, ma una cosa molto più concreta è tutto il fatto che il calciomercato sarà sicuramente bloccato dalla situazione, dal calo dei ricavi, dall'aumento dei costi, da quello che volete, e sicuramente la Juventus, se si può valorizzare ciò che è in squadra, valorizza ciò che è in squadra e basta. Cioè, parliamoci chiaro, Arthur prende il posto di Pjanic, ma non a livello di ruolo, perché Pjanic verrà rimpiazzato, secondo me, sicuramente da Bentancur, al di là del fatto che ognuno di noi la pensi diversamente sul giocatore. E quindi in teoria Arthur, Bentancur, Rabiot potrebbe essere potenzialmente il centrocampo titolare. Cioè, se questo Rabiot continuasse così, non vedo perché effettivamente la Juventus privarsene quando ha già la soluzione in casa. Cioè, ha tre giocatori che potrebbero parlarsi molto bene. Io resto fiducioso, nel senso che io non sono mai uno che vuole
come dire, puntare il dito sui giocatori. Cioè, se il giocatore fa bene, anche se ha fatto male 10 partite, quella partita là dirò che ha fatto bene. Nel discorso di Rugani, Rugani che è un giocatore, secondo me, pietoso, imbarazzante, ma non per colpa sua, perché è scarso, punto e basta. Quando fece bene contro l'Ajax l'andata, sono stato molto, come dire, molto favorevole a dire, ha fatto bene, bravo, 8. Però effettivamente nel lungo termine ho visto che Rugani è un giocatore inadatto. Per Rabiot è un po' diverso, perché Rabiot è un giocatore che è appena arrivato e ha tante attenuanti, così come tante aggravanti. Però in queste attenuanti ci vedo veramente della crescita, della potenziale crescita che potrebbe portarlo a diventare un giocatore interessante, importante. Io resto l'idea, anche se dovesse far bene, che Rabiot comunque non possa mai diventare un giocatore di altissimo livello. È un giocatore di medio-alto livello. Cioè, non è un giocatore che può ambire potenzialmente a diventare un livello Pogba. Ecco perché quando dico, beh, se arrivasse Pogba, Rabiot può anche andarsene. Perché Pogba è Pogba, al di là del rendimento recente. Ma Pogba è Pogba. Rabiot è un po' più sotto, però, è un po' più sotto, ma non è scarso. E quindi è un giocatore che secondo me non potrebbe fare un salto di qualità talmente alto da essere paragonato ai grandi del calcio mondiale, però in un centrocampo funzionale in cui magari si trova bene col gioco appunto di Sarri, appunto perché Sarri cerca giocatori funzionali al suo tipo di gioco, se si trovasse bene di qui ai prossimi mesi, sempre vivo con Sarri, non vedo perché lasciarlo. Potenzialmente potrebbe essere più utile un Rabiot che si trova bene con Sarri, che un Pogba che magari alla fine non si trova bene con Sarri, e quindi trovi un giocatore fortissimo che non riesci a mettere dentro un certo tipo di gioco. Ecco perché quando penso ai Jorginho, sì, Jorginho non è forte, ma è funzionale a Sarri, piuttosto meglio lui che è un giocatore che magari non riesce a giocare come vuole Sarri. Questo è un discorso che va fatto perché ricordiamoci, la squadra, quando hai uno come Sarri, va fatta sull'allenatore. Diversamente da allenatori che io preferisco appunto per questo, perché si adattano quello che hanno, tipo Allegri o anche altri. Adattano quello che hanno sul momento, senza cercare giocatori prettamente funzionali in uno schema di gioco. Quindi su Rabiot direi di spezzare una lancia a suo favore, confermando che il rendimento delle ultime giornate è molto buono e sperando che continui così, perché poi la speranza è che si trovi una soluzione interna senza dover ricorrere al mercato per forza di cose. Anche perché comunque hai fatto un investimento che al di là del parametro zero, che ricordo, c'è cioè le commissioni di mezzo che sono di 10 milioni. C'è un ingaggio molto alto che è anche difficile poi rivendere in qualche modo ad altri. Quindi veramente mi ha stupito in positivo, non me lo sarei mai aspettato, devo dire la verità, perché pensavo fosse un giocatore già praticamente con un piede. Cioè, nel momento in cui si è detto che l'avevo praticamente all'Everton, magicamente l'abbiamo iniziato a far bene. Quindi effettivamente le motivazioni lui le ha acquisite e anche la professionalità che magari sembrava non dimostrare prima. Quindi mi ha stupito questa cosa qua. Nel momento in cui è più difficile, in cui potevi anche non dimostrare più perché praticamente tutti ti davano via, lui ha fatto bene. Quindi, di fronte a questa cosa qua, solo complimenti e quindi aumentare un po' di più la fiducia nel confronto del giocatore. Poi, ripeto, come detto prima, per me non è inamovibile, incedibile. Quello è un discorso però legato ad altre narrative. Però, prendendo da solo il giocatore, se questo è e continua a crescere, ben venga. Poi, vabbè, c'è il gol contro il Milan che sicuramente aiuta a fare questo tipo di valutazioni, perché è una giocata straordinaria. Aspettiamo i commenti, Rabiot scettici o meno, qui sotto. Come sempre, forza Juve e in bocca al lupo Adrien Rabiot, affinché spero per lui, perché effettivamente spero sempre bene di tutti i giocatori, perché il bene loro è il bene della Juventus, che riesca a farsi apprezzare sempre più dai noi juventini, e che magari fra 3-4 anni sia ancora con noi. Abbiamo fatto una carriera straordinaria a Juventus, è diventato uno dei giocatori più apprezzati e amati dai tifosi. Nulla è da escludere, questo va detto per onestà. Forza Juve, alla prossima. Ciao. Siamo sempre qua, storie in bianco e nero, dove abbiamo solo